Buongiorno, buon pomeriggio, buon salve e buongiornissimo caffè a tutti. Per chi mi seguiva in live e per chi si facesse i cazzi miei, io ogni pomeriggio dalle 4:30 alle 5 mi bevo il solito caffettino. E ci sta, un caffettino ci sta. Ovviamente se Napoli avesse perso un caffè non l'avrei proprio cagato. Proprio cagato, mi sarebbe avuto un acido probabilmente per dimenticare la merda di sconfitta. Ma comunque la vittoria è sempre ben accetta. Un 4-1 contro uno Spezia, una vittoria non scontata. Molti sicuramente ma avete affrontato lo Spezia. Allora, le partite contro lo Spezia, contro il Torino, contro il Cagliari, contro il Crotone, contro queste squadre che lottano per la retrocessione sono già in retrocessione, sono quelle partite che se vinci hai fatto il tuo dovere, se perdi hai fatto una figura di merda. All'andata facciamo una figura di merda, ma ci mangiamo l'ira di Dio. Oggi siamo stati abbastanza cinici e molto squadra. C'è una squadra organizzata, una squadra attenta, una squadra precisa con giocatori che sapevano quando e dove andare a chiudere, ok? Mo il Napoli vince 4-1, va al secondo posto in classifica, quindi zitto, zitto, cacchio. Ci ha rubato il secondo posto. Ha più uno dall'Atalanta, Juve, Milan, che devono ovviamente ancora giocare. E quindi già immagino i cufacci, incluso io. Io quando ci sta una cosa di mio interesse, pure io mi costruisco il mio trespolo e mi metto così. Però sicuramente le partite non me le vedo, ma col pensiero provo a gufare. Poi Juve e Milan sono cazzo loro. Cioè, mo si devono affrontare tra di loro, sono cazzi loro. Perdono, pareggiano, uno delle due vince. Vabbè, perdono, pareggiano, vabbè, lasciate sta. Comunque, sono cazzo loro. Noi siamo rientrati prepotentemente in corsa Champions. E vaffanculo. Ed è stato un anno molto particolare, molto difficile, molto complicato. Tra stampa e tifosi che ce l'avevano con Gattuso, qualsiasi cosa facesse, incluso io per un breve tempo. Non sono ipocrita e non nascondo le mie figure di merda, incluso io. 2, il Covid, che ha tartassato più noi, e mi sembra pure la Juve e altri, per esempio l'Atalanta mi sembra che abbia avuto quasi tutti dall'inizio, l'Inter quasi tutti dall'inizio, quindi è stato un anno abbastanza particolare. Infortuni muscolari, partite ravvicinate. E mo il Napoli sta andando avanti con la forza dell'inerzia, mi viene da dire, cioè con la voglia di dire oh, ce l'ha ma fa, mancano solo 3 partite dopo questa, quindi vinciamo questa e pensiamo alle prossime, che ce la possiamo fare. E questo Napoli mi piace. E quanto c'è da mangiarsi le mani nei periodi di gennaio, febbraio, ma anche marzo, in cui noi non avevamo nessuno. Cioè, non avevamo Osimhen, non avevamo manco Dembe per un periodo, non abbiamo avuto Fabian Ruiz per il Covid, Koulibaly che oggi non ci stava, Manolas non c'è stato, Di Lorenzo ha avuto un inizio di stagione un po' difficile, poi nella seconda parte di stagione è migliorato. Insomma, non era un Napoli completo e fisicamente meglio, ben messo, ok? Però io vedendo questo Osimhen di oggi, ma vedendo l'Osimhen delle ultime 4 partite, perché con questa sono 4 partite che Osimhen va a segno, zitto zitto, Osimhen lo sta mettendo in culo, senza se e senza ma, soprattutto a coloro che lo criticano. Soprattutto a coloro che... E mo sicuramente tra oggi e domani che farò il pagellone, qualche coglione dirà ma avete giocato contro lo Spezia, gne gne, però intanto non riesco a offendere Osimhen. E questi qua sono soprattutto i laziali che quest'estate ci hanno abbuffato e palla dicendo Osimhen non vale così, Osimhen non vale colà. Però alla fine il campo sta dicendo che per me questi soldi sono ben spesi.
Quattro partite consecutive in gol, tra cui la grande Lazio. Quindi in quella partita i laziali sono nascosti perché non sapevano che cazzo dire. Poi ha raggiunto la doppia cifra e sono veramente contento per Osimhen, che lui è stato il giocatore più bistrattato, più colpito tra infortunio alla spalla, infortunio al Covid, quindi è stato 1 mese e mezzo, 2 mesi quasi fuori. E nell'ultimo mese, ultimi 2 mesi, è cresciuto. E con lui anche il Napoli, perché il Napoli è stato costruito per Osimhen. Ok? E si vede. Cioè, Osimhen, quando gli dai spazio, quando gli dai campo, non lo fermi. Lo puoi fermare solo con una fucilata. Boom, boom. Cioè, Osimhen per me oggi è stato il migliore in campo. Per me, io domani gli do un 8,5. Ha fatto doppietta. Ha fatto un assist. Quindi, buon per lui. Zielinski, ottimo. Insigne, ecco, questo Napoli, a differenza del Napoli di Sarri, che sul gruppo Telegram, link in descrizione, si fissano con Sarri, la differenza del Napoli di Sarri è che questo Napoli gioca molto a destra rispetto a quello di Sarri, che giocava spesso a sinistra. Però quel Napoli di Sarri aveva Goulam, aveva Mario Rui, mentre questo Napoli tiene Isai, un terzino a piede invertito, mentre di a destra c'è un Politano che è in forma, c'è un Di Lorenzo che sta facendo abuso su quella fascia, quindi approfittiamo della fascia destra, però questo non è un limite, o meglio in parte. Cioè, Insigne oggi per me non ha fatto grandi cose in fase offensiva, però in fase di copertura pazzesco. Dembélé e Fabian Ruiz sono due centrocampisti che si equivalgono, sono due centrocampisti che lavorano bene. Manolas e Ramani, minchia, un salvataggio uno di Ramani e poi il secondo su piccoli con Manolas, scivolato proprio, arrischiato, però ha avuto un ottimo tempismo. Cioè, poi un'altra cosa di questo Napoli è che nel primo tempo, cioè, io questo Napoli vedo, poi mi dite voi se ho ragione o no, probabilmente no, visto che molti mi danno addosso, ma sti cazzi. E io vedo questo Napoli che vuole chiudere subito la partita nel primo tempo e poi rilassarsi nel secondo, perché io vedo un Napoli che nel secondo tempo non rischia più, non pressa più, perché fisicamente non ce la fanno più. Molti vedo che fisicamente sono morti. In primis Zielinski, infatti, curiosamente è uno dei primi che esce. Oggi è uscito al posto di Mertens che poi Mertens dopo manco 5 minuti è uscito per un problema alla caviglia. A me mi dispiace per Ciro, mi dispiace per Mertens, uno su Instagram che ti voglio bene, fratello mio, però quando dici aspetto un tuo esultare quando Mertens segna, e grazie al cazzo che io aspetto che segni, però vedendo i dati alla mano Mertens non è più quello di una volta, è più gracilino fisicamente e questo influisce nel mio giudizio mentale. O sbaglio? Comunque, una partita di normale amministrazione, mi viene da dire. Adesso passiamo a sto sabato sera e quella la domenica, in grazia di Dio, senza guardare le partite, per chi non le vuole guardare. Un saluto a tutti, voglio sito che i calci in descrizione, codice Peppa come sempre, per ottenere il 15% di sconto. Io aspetto i prossimi prodotti. Ho fatto pure un regalo al mio cugino. Va bene? Un saluto a tutti. Forza Napoli sempre. E iscrivetevi a questo canale. Mi raccomando, iscrivetevi a questo canale. Ah, com'è bello avere ragione sui giocatori. Ho avuto ragione su Lozano, dicendo che bisogna aspettarlo. E sto avendo ragione su Osimhen. Ah, Peppone, quanto sei incompetente, porca troia, quanto sei incompetente. Ciao, aiuto.